Ciao a tutti amici, andiamo a Chongqing, andiamo che sono già in ritardo a prendere il treno, controlli, su. Dobbiamo fare i controlli. Allora, sono iniziati i controlli, adesso possiamo andare al binario perché qui non funziona come in Italia, non si può andare al binario quando vogliamo, ma c'è un orario che dobbiamo rispettare, quindi da questo momento possiamo andare, stanno controllando il biglietto, si può accedere al binario. Allora amici, adesso entriamo, per entrare dobbiamo solamente passare il passaporto, eccolo qua. Adesso entriamo, strisciamo, entriamo. Allora amici, fatto, non serve nemmeno ritirare il biglietto, si passa lì, riconoscimento facciale e si entra. Ecco qua, adesso vediamo se trovo la mia carrozza, dovrebbe essere primo vagone. Ecco qua, questo è il treno lento. Il treno lento, poi c'è anche il treno ad alta velocità, lo proveremo domani. Carrozza numero 1, molta gente è già salita a bordo. Perfetto, sono al mio posto, passerò le prossime 10 ore qui. Questo è il mio spazio, ecco, perfetto. Sono vicino a questi signori con dei secchi. Ecco. Le prossime 10 ore qui in questo spazio minuscolo. Cioè, sono in uno spazio proprio minuscolo, adesso che faccio? 10 ore qui. Che faccio? Si parte. Ovviamente l'acqua calda. Qui c'è la zona fumatori, si può fumare. Intanto i signori sono addormentati, io ho questo pezzetto per appoggiare il braccio. Ecco. Allora, dormire è impossibile perché è strettissimo seduto, fa male tutto e niente, sono qui al ristorante, ho mangiato qualcosa, latte o alla Fanta, però sono stretto, poi c'è, perché sono nel mezzo, poi lo spazio è strettissimo, peccato non mi fanno dormire nel ristorante, quindi adesso niente, mi butto per terra come loro, che faccio, non lo so. Ancora 5 ore, mamma mia, 5 ore ancora. Ah, la sua, 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 la s
bene. Buongiorno, buongiorno.